Rassegna stampa di oggi, 1 marzo 2018, seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Elezioni di Maio, presenti i ministri del Movimento 5 Stelle, agli esteri va del Re, Giannitakis va agli interni. Ci sono anche Bonafede e Fracaro, comunque. Sono i nomi che completata la lista degli aspiranti componenti del governo, che è stata presentata dal candidato Premier dal palco del Salone delle Fontane dell'Euro a Roma. In mattinata anticipate altri due nomi, quali Salvatore Giuliani all'istruzione, Armando Bertolozzi alla sanità e Roventini all'economia. Slovacchia, amico di ministri e parente di ndranghetisti, insomma, ecco chi è l'imprenditore arrestato per l'omicidio Kuciak. Antonino e Bruno Vadalà, due dei tre italiani arrestati per l'omicidio del giornalista slovacco, sono figli di Giovanni Vadalà, detto Capidazzu, è descritto in alcune carte giudiziarie come un soggetto di sicuro spessore criminale, considerato i legami che ha di parentela con la famiglia Nucera di Condofuri e anche la vicinanza alle più grosse famiglie di 'ndrangheta del Reggino. Livorno, militante di Casa Pound aggredito nella notte mentre attaccava manifesti, rischia di perdere un occhio. Sulla pagina Facebook del Movimento, il segretario nazionale Simone Di Stefano parla di caccia all'uomo e attacca il ministro dell'Interno Marco Minniti, che non ha speso una parola sulle minacce di chi ha promesso di mettere a ferro e fuoco Roma per impedirci di parlare al Pantheon. Da quanti qua i fascisti devono parlare non si sa. Lo vieta anche la Costituzione. Neve a Milano, in città strade pulite ma allarme ghiaccio, in Lombardia cancellate oltre il 30% dei treni regionali, continuano i problemi anche all'alta velocità. Sulla direttrice Milano-Roma-Napoli è confermata la programmazione dell'80% dei treni con le fermate a Roma Termini e a Roma Tiburtina, così come previste dall'orario ufficiale. Le temperature risultano al di sotto dello zero, ma comunque in risalita. Trattativa la difesa del generale Mori, dice, processo senza prove, nato solo per infangare i carabinieri. Il procedimento non mira ad accertare reati perché i carabinieri non hanno commesso alcun reato. Questo processo ha il solo scopo di mascariare Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Sono insomma le parole pronunciate appunto dall'avvocato Basilio Milio per cominciare la sua arringa davanti alla Corte d'Assise di Palermo. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, un proseguimento con i nostri programmi, e ricordate che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV.